Ciao ragazzi, io sono sempre il vostro The Death e questa è la mia solitissima rubrica degli ultimi acquisti videoludici. Questa volta il mio video sarà un po' spoglio, anche perché diciamo che un certo cabinato di Space Invaders, come avete visto nel restauro del video precedente, mi ha impegnato un po' di risorse, quindi questo mese diciamo che non è che ho potuto sperperare più di tanto, però un paio di giochi e anche interessanti li ho presi. Partendo come sempre dalla generazione attuale, questa volta incomincio anche con Nintendo Switch. Compro spesso giochi per Nintendo Switch, ma non assiduamente come faccio con le altre. Comunque da Limited Run mi è arrivato questa collection di Doom, The Classic Collection, che contiene i primi tre capitoli di Doom. È una bella collection da avere, li ho giocati più e più volte, soprattutto il terzo e soprattutto su 360 diverse volte, però è una collection insomma che manca su Switch. Se vi piace il fisico e li volete in un pacchetto fisico, sono da prendere. Ho rigiocato il primo Doom così per ricordarmelo un po', anche perché è piuttosto corto, non ho giocato le espansioni, non credo giocherò il secondo, tantomeno il terzo, però insomma lo volevo a livello collezionistico, ci sta, è sempre bello avere queste edizioni fisiche, almeno a me piacciono un sacco. Sempre da Limited Run Games e sempre per Nintendo Switch ho preso anche due beat'em up a scorrimento, The Takeover e Double Dragon Neon. Ecco, mi aspettavo che mi sarebbe piaciuto molto di più il Neon o comunque Double Dragon, perché conosco la saga, quindi più o meno so cosa mi aspettavo. Però non lo so, non mi è piaciuto tantissimo, è lento, non è tanto bello da giocare, non è frenetico come appunto The Takeover, che mi è piaciuto molto molto di più. È vero che questo titolo qua è palesemente copiato dalla saga di Streets of Rage, nello specifico il secondo, però mi è piaciuto di più, è più bello da giocare, più frenetico, le combo sono molto più belle e si possono fare anche un sacco di combo aeree, quindi i nemici rimangono sospesi in aria e tu puoi picchiarli ancora più forte. Non lo so, è molto più bello The Takeover, che è un titolo che non conoscevo, anche se copiato invece di Double Dragon, che è una saga famosissima. Non lo so, l'ho trovato veramente palloso. Comunque sia, ho aggiunto anche questi nella mia collezione, fan sempre piacere. Per Xbox 360 invece ho preso Red Faction Armageddon. Adoro tantissimo questa saga, i primi due me li sono veramente tritati e macinati sia su PlayStation che sulla prima Xbox, e sto proseguendo la mia conoscenza per questa saga. L'avevo saltato questo capitolo perché ero passato direttamente a Guerrilla, dove avevano fatto una remastered su PlayStation 4, ed è bello, cavoli, mi spiace un sacco che questa saga sia morta perché è veramente tanto interessante. Questo Armageddon ha anche un sacco di influenze che arrivano da Gears of War, si vede molto che hanno, diciamo, non proprio copiato, però hanno preso tanta ispirazione da quella saga, e comunque è veramente figo, le armi sono fighissime, gli effetti delle armi e dei colpi speciali sono molto belle, le ambientazioni sono belle, forse è lievemente ripetitivo le ordate dei nemici che veramente in ogni punto ti vengono addosso in massa finché poi tu non completi la zona e prosegui, quella cosa lì è un po' ripetitiva, però questo titolo è veramente fantastico. Poi le strutture che si possono spaccare, buttare giù, demolire, si può veramente spaccare di tutto, è molto molto figo. Spero che questa saga ritornerà in auge prima o poi, ma ne dubito, anche perché se non sbaglio la Volition, non mi ricordavo come si chiamava, mi pare che sia morta e defunta, quindi ahimè purtroppo non lo vedremo, però è veramente una gran saga di FPS, proprio bella, anzi TPS. Se siete convinti che Riders Republic è un titolo originale con un'idea originale, ben rifatevi gli occhi, perché tecnicamente il suo antenato, o il suo demake se vogliamo così dire, si chiama Downhill Domination ed è fatto dalla Codemasters, uscito su PlayStation 2. Titolo veramente fighissimo. Io non ho ancora preso Riders Republic, quindi il paragone un po' lo so ad occhio perché ho guardato dei video, però è esattamente quello che ci si aspetta, ovvero mountain bike, andare giù su colline, discese rapide, ed è veramente bello. Poi le ambientazioni sono tante, variegate, frenetico e veloce, si possono buttare giù gli avversari, si può dargli dei calci, dei pugni, un po' alla Road Rash. Insomma, veramente tanto tanto figo, mi ha intrattenuto per un sacco di ore,
E se non conoscete questo titolo e vi piace Riders Republic, assolutamente vi consiglio di prenderlo. Io invece farò il contrario e prima o poi prenderò anche Riders Republic, lo comprerò anch'io. Però per il momento mi sono giocato il The Make, per così dire. Rimanendo in tema sportivo ma cambiando piattaforma, ho preso finalmente il primo Amped per la prima Xbox. Ed è un titolo veramente tanto tanto figo. Questa è un po' la killer app per Xbox, se lo compariamo, non so, alla killer app per PlayStation 1, qual era la saga di Tony Hawk Pro Skater. Insomma, questo titolo qua è tecnicamente il Tony Hawk Pro Skater ufficiale e dedicato apposta a Xbox. Ed è un titolo molto molto bello. Poi era graficamente, era veramente fatto tanto bene. Ci sono un sacco di quest, un sacco di sottomissioni da fare, moltissime tipologie di montagne. E insomma, bello. Ho giocato parecchio al secondo. Il primo non l'avevo mai provato. Ovviamente ha delle cose in meno rispetto al secondo, però è fatto proprio bene. Insomma, su Xbox c'erano veramente grandi titoli, anche sportivi, soprattutto direi forse anche sportivi. Sempre Xbox, ho preso anche Tao Feng Fist of the Lotus, che è creato, diciamo, da dei sottolavoratori di Mortal Kombat. È un titolo, non so, è un po' generico. Non so effettivamente cosa dire di questo titolo, perché sì, assomiglia un po' a Mortal Kombat, però nel mezzo c'è anche un po' di Street Fighter. Ma non mi ha particolarmente impressionato. Insomma, è uno dei tanti picchiaduro che si trovavano all'epoca e che tra l'altro la Midway, o per chi lavorava alla Midway, faceva, come ad esempio, non so, War of Gods, per dirne uno. Sono quei picchiaduro che dici sì, belli, ma non hanno niente di memorabile, quindi un po' te li dimentichi. Però non lo avevo, essendo un'esclusiva su Xbox. L'ho preso su Vinted a 6 euro spedito, quindi tanto quanto. Comunque sia, non so neanche se consigliarvelo. Magari Nova. Altra esclusiva per Xbox è Arx Fatalis, mai visto, mai sentito, ma poi mi sono accorto effettivamente perché, non lo conoscevo più che altro, perché è un action RPG stile, diciamo, Skyrim, buttiamola sul buono. Potrebbe essere un buon titolo, però il genere a me non fa impazzire, non l'ho mai giocato, io non ho mai giocato agli Skyrim, perché so già che quel tipo di gioco a me non piace, e questo probabilmente a chi piace quella saga probabilmente piacerà. A me non è piaciuto, però diciamo, insomma, non ve lo consiglio più di tanto, insomma, più che altro non vi consiglio il mio consiglio. Dategli un'occhiata su YouTube, vi fate poi voi un'idea, perché secondo me per chi ama questo genere merita, ma per me è stato un po' sprecato. Io comunque faccio schifo perché devo provarli tutti i giochi, quindi non state a guardare me. Parlando invece di figate, Max Payne 2 su Xbox, lo avevo su PlayStation 2, mi mancava su Xbox. Che devo dire su questo titolo, ragazzi? Parla da solo, già la copertina già sta parlando da solo. Forse un piccolo appuntino che gli devo fare rispetto al primo capitolo è che non è che abbiano innovato chissà che cosa. Insomma, sì, diciamo, il bullet time funziona meglio, un po' meno buggoso rispetto al primo. Però è comunque grandissimo gioco, grandissima storia, grandissima narrazione, ma la Remedy è ben conosciuta e ben nota, insomma, per fare queste cose, ed è una saga fantastica. Lo voglio poi rigiocare su Xbox Series X, visto che adesso lo hanno aggiunto alla retrocompatibilità, quindi un buon motivo per rigiocarselo, ed è anche il motivo per il quale l'ho ripreso su Xbox. Per finire, per quanto riguarda i giochi Xbox, ho preso Blood Omen 2 della saga di Legacy of Kain. Il primo capitolo sulla prima PlayStation mi era piaciuto ed era un action con vista dall'alto, action hack and slash. Questo è, diciamo, altrettanto, però si è standardizzato ai canoni di quei periodi, quindi in terza persona, ovviamente in 3D e non con vista dall'alto. È abbastanza bello, non lo so, di questa saga sinceramente preferisco quello che riguarda Soul River piuttosto che questo personaggio nello specifico, però ci sta, non lo so, è una saga che ha avuto alti e bassi. Forse l'iconico e più bello è il primo Soul River su PlayStation. Gli altri un po' ce li siamo un po' tutti dimenticati. Prima di passare poi al vero vecchiume, insomma la roba più vecchia, per PlayStation 2 ho preso queste beta di Siphon Filter, Omega Strain, Crash and Burn, Formula One e Everybody's Golf 4. Sono tutte nuove, sigillate, e sono le cose più inutili che ho comprato in questi anni, perché direte, wow, delle beta, belle, insomma ci sarà qualcosa di diverso rispetto ai giochi originali, qualche bug, qualche debug menu. No, semplicemente sono delle beta per la versione online di questi giochi, e indovinate un po',
non si possono giocare, perché ciao l'online di questi titoli, figurati se i server sono ancora attivi, e tra l'altro ci vogliono le password degli accessi, quindi niente da fare, è proprio roba che ho comprato perché ero curioso, non l'avevo mai vista, mi piacevano i dischi, per fortuna li ho pagati 5 euro l'uno, altrimenti mi sarei tagliato la gola, ma quando mi sono arrivato a casa che li ho provati, tutti e quattro, mi sono reso conto che erano esclusive per la parte online di questi giochi, e quindi mi sono detto, vabbè, pazienza. Sembra talco, ma non è, per Saturn mi è arrivato Virtua Fighter Kids, però questo non è il Virtua Fighter Kids che conosciamo tutti, ma è una versione speciale fatto per il Java Tea, che è una bevanda che hanno sponsorizzato e pubblicizzato, e questa copia qui promozionale la si poteva trovare in alcuni supermarket, te la davano insomma acquistando delle confezioni speciali di Java Tea. Ed è, non è un gioco completo tra l'altro, è una demo di Virtua Fighter Kids dove si utilizzano tre personaggi, anzi si fanno tre round e poi il titolo si interrompe, e nel mezzo i personaggi sponsorizzano appunto questo Java Tea. È una cosa particolare, mi piacciono queste cose, ne ho alcune nella mia collezione Saturn, questo mi mancava, ed è un titolo tra l'altro che costa pochissimo, costa tipo 10 euro, si trova tranquillamente, però è una versione particolare, e siccome per Saturn sono veramente arrivato qui fino ai capelli perché ho preso tutto quello che mi piaceva, quando capitano ste cose non me le faccio scappare, ecco. E poi un nuovo gioco per Neo Geo CD, sicuramente lo avete visto quando ho mostrato il video della mia collezione Neo Geo OS, ed è Xenocrisis. Questo mi è arrivato proprio a inizio del mese ed era tanto che lo aspettavo, perché lo avevo prenotato 3 o 4 anni fa e poi continuavano a rimandarlo, e finalmente poi è uscito. Io questo titolo qua l'ho giocato su Evercade, perché ho poi preso la stessa versione su Evercade. Inizialmente volevo prenderlo per Mega Drive perché è uscito anche su Mega Drive, poi l'ho comprato su Evercade, vabbè, sto facendo casini, comunque avete capito. È un bel titolo, è uno sparatutto bidirezionale dall'alto che imita un po' Smash TV e questi titoli qua. È molto bello comunque, vi consiglio di prenderlo, magari non specificatamente per Neo Geo CD, lo potete prendere per Mega Drive, perché tanto non aggiunge e non toglie niente questa versione, però è bello vedere che escono nuovi giochi per Neo Geo CD, ed è tantissimo che non ne usciva uno, chissà se poi ne usciranno altri. Per finire con questo video ultimi acquisti, una cosa strana e matta che hanno ideato Iron Maiden ed Hunter per computer, cioè questo titolo qua è di una band metal famosissima, e grazie ad una compagnia hanno detto, vabbè, creiamoci un gioco, va, su computer. E che tipo di gioco facciamo? Uno sparatutto su binari. Orrendo, veramente una cagata senza fine. Altro che House of the Dead o Virtua Cop, tutto quello che vi viene in mente. Però lo dovevo provare. Ci ho giocato mezz'oretta, poi un po' ho ceduto perché era veramente osceno. Però tanto quanto, comunque all'interno almeno c'è un CD musicale di una grande band. Non è la mia preferita perché io ascolto metal un po' più pesante, però Iron Maiden, tanta roba, mal che vada non ti piace il gioco, ti ascolti il CD e basta. Ok ragazzi, anche per questo video è tutto, se non l'avete già fatto mi raccomando mettete un mi piace qua sotto, iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei miei video, noi come sempre ci vediamo alla prossima, ciao!